Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video che vedete oggi è proprio diverso dal solito, da quelli che faccio io, però volevo condividere con voi questa bella giornata che ho passato insieme a Concetta. Guardate, guardate che bello, non so cosa sia, deve essere qualche scultura, boh. Qui c'è una mano, non so cos'è perché io è la prima volta che vengo qui a Viterbo, siamo a Viterbo, laggiù c'è un piede, eccolo lì, qui c'è il braccio con tutta la mano e qui la testa, eccola. E lì il pezzo del ginocchio. Mamma mia, bello! Oh, bello! Non ci sono mai venuta qua. È la prima volta. Ah, ecco, vedi, proprio la bocca. Bello. E qui il braccio. Maffa, fatti bene. E la gamba col ginocchio. Va bene. Ora andiamo a prendere l'ascensore per andare su al paese, che dovrebbe essere quello laggiù. Vediamo un po'. Vediamo se è quello. Andiamo. E questa è Piazza San Lorenzo. Guardate quanto è grande. Che bella. Molto molto bella Piazza San Lorenzo, è la prima volta, io non ci sono mai venuta qua. Bello. Ok, andiamo avanti. C'è anche una bella chiesa, ora andiamo dentro. Viterbo è la città dei papi, questa è la chiesa e ora entriamo. Ecco qui, entriamo da lì. Ed eccoci entrati nella chiesa, questa appunto è la chiesa di San Lorenzo. Io è la prima volta appunto che venivo a Viterbo ed è la prima volta che vedevo questa chiesa, veramente molto molto bella e antica. Devo dire che io quando esco, che vado a qualche paesino oppure che ne so, anche verso Roma Centro, quelle rare volte che vado, mi piace proprio andare a visitare le chiese perché veramente sono bellissime e dentro c'è proprio tanta tanta storia e quindi mi piace proprio. E alla fine, dato che stavo nel luogo giusto, mi sono messa seduta e ho detto una preghiera per la mia famiglia, per mia sorella, che possa stare sempre bene, che il Signore l'aiuti, una preghiera anche per me, che il Signore mi dia sempre la salute e anche la forza per stare dietro, diciamo, alla mia famiglia, ma soprattutto per stare dietro a mia sorella, che ci vuole veramente tanta forza. E poi una preghiera per tutte le persone buone che se lo meritano.
Devo dire che questa chiesa è piaciuta tanto anche a Concetta, infatti anche lei non sapeva dove guardare, veramente molto bella. E ora ci dirigiamo verso l'uscita e devo dire che pensavo che ci fosse più gente in chiesa, invece alla fine eravamo giusto 3-4 persone. E qui in piazza San Lorenzo hanno girato questi tre film. Maresciallo Rocca, vabbè, che sicuramente un po' tutti abbiamo visto. E anche questi. Eccoli. Non lo sapevo. Bello. E ora dalla piazza San Lorenzo ci dirigiamo da questa parte. Mamma mia. È perché Viterbo è la città dei papi, quindi veramente. Che poi noi siamo a Roma, non ci siamo mai venuti. C'è tutta una parte medievale, non so dove sia, però andiamo avanti. Dov'è? Ah, questo è il Palazzo Farnese. Eccolo, Palazzo Farnese. Eccolo qui. Che è questo? Questo qui, questo è Palazzo Farnese. Ecco, lì c'è lo stemma. Ecco qua. Ok, proseguiamo. E vediamo se vediamo qualche altra cosa. Mamma mia. Però bello, eh? Guardate che bella questa fontana. Sta in questa piazza, che piazza è questa? Boh, non lo so. Comunque noi adesso stiamo andando a fare una visita turistica di Viterbo Sotterranea. Semplicemente l'aria che condensa. Ed eccoci
nel sotterraneo. Qui eravamo 20 metri sottoterra e non vi dico il fresco, mamma mia, quanto si stava bene. Sarei stata qui tutto il giorno, veramente. Comunque, veramente bello, ha il suo fascino. E poi la guida ci ha proprio spiegato tutto bene, ci ha raccontato tutta la storia. E veramente è una bella esperienza da fare. Sono stata contenta perché io non ci volevo neanche venire. E più che altro è il concetto che mi ha detto: dai, mamma, andiamo, andiamo, deve essere bello. E così è stato, veramente bellissimo. E quindi sono stata proprio contenta, non sapevo dove guardare, veramente bello. Questi sono i quartieri medievali, il quartiere medievale di Viterbo. Infatti, vedete? Ecco, guardate qui. Comunque, Viterbo veramente è bella, eh? Proprio bella, bella. Tutte le abitazioni, poi si scende parecchio giù. Bello. Questo balconcino carino. E da qua riusciamo. Tutto in pietra. Questa è Piazza Scacciaricci. Ciao, Lala. Ciao, ciao. Carino il balconcino. Specie di porto, bello, questa parte medievale di Viterbo è molto molto bella, sicuramente. Ah, lì c'è una fontanella, perché ci è stato detto che dove c'è ogni chiesa c'è una fontanella. Infatti è vero, qui c'è una chiesa e non c'è una fontanella. Adesso mi devo lasciare qua dalla faccia che sono sudata anche qui a Viterbo, anche qui, perché non c'è il sole, però fa un caldo. Solamente nei sotterranei si stava bene. Qui ci sono le vespe però, eh.
Bella festa! Che freschezza! Che freschezza! E queste sono le mura della città, quelle che ci diceva la guida turistica quando siamo andati nel sotterraneo. Vedete anche lì un'altra fontanella? Ci sono fontanelle dappertutto, infatti ha detto che qui ci sono fontanelle dappertutto, ed è vero. Ma io fino adesso ne avrò contate una decina, sia monumentali che queste così, diciamo. Anche fontanelle che però sono chiuse, le fontanelle classiche che si vedono anche a Roma, ma sono chiuse. Ok, ora noi rientriamo nelle mura della città. Eccoci, rientriamo. Però bello, mi sta piacendo questa gita. A te, Concetta, sta piacendo? Moltissimo, finalmente non a casa, oh, si gira. Ecco, oh, no, c'è veramente... casa, posti nuovi. Posti nuovi. Veramente avevamo programmato appunto di fare una gita e siamo venuti a Viterbo perché la casa nostra a fine è vicino. E quindi siamo venuti qui e poi posti veramente nuovi, bello. Posti nuovi, bellissimi. Sì, ci sarebbe piaciuto andare, che ne so, a Pompei... però è lontano, quindi siamo venuti qui, che è veramente molto molto bello pure qui, pure Viterbo, veramente bella, c'è tutta una storia, bello. E questa è Piazza del Plebiscito. Mappa, anche questa piazza è grande e lì c'è il campanile. Anche questa piazza è grande, eh? La mappa. E qui c'è lo stemma del leone e della palma, vero? Sì. Che non vedo, non ho visto. Dov'è? Lì forse? Quello stemma lì, vediamo un po'. No. Ah, il leone, lì c'è il leone e la spada. Sì, però ci sono leoni. Quello lì che è il leone e la spada, vero? Ecco pure lì il leone, ah, il leone a palma, eccolo là sopra, eccolo lì, sotto il campanile, eccolo laggiù, vedete il leone e la palma, come diceva la guida turistica. Ecco, il leone e la palma, sta lì, infatti. Bella sta fontana. Il leone e la palma. Poi qui c'è il leone. E qui c'è questo bel panorama. Vicino all'università della Toscia. Lì? L'università. Mi pare di sì. Ah. Mi pare, non vorrei dire. Non lo so neanche io. È la prima volta che ci vengo, quindi. Vedi che bello però. Questo panorama, vero? Bellissimo. E qui sotto c'è lo stemma di Bologna della Palma, vedi? Dov'è? Qui. Qui sotto. Ah, ecco. Ah, ecco, vedete, ecco, là sotto c'è lo stemma, il leone e la palma. Ecco, infatti sono un po', questi stemmi sono un po' dislocati un po' dappertutto qui, nella città. Bello però, bello, bel panorama da qui si vede. Bellissimo. Vedete, molto molto anche bello. Anche le palme. Anche le palme, bello. Molto molto bello. Molto molto bello.
e ora ritorniamo sulla piazza. E una volta andati via da Viterbo ci siamo diretti a Bagnaia perché volevamo andare a vedere Villa Lante. E quindi una volta parcheggiato la macchina, perché c'è proprio il parcheggio, si fa questo percorso dove ci sono tutti questi disegni e si esce proprio sulla strada dove, andando poi diciamo dritto, c'è Villa Lante. Siamo a Villa Lante, Bagnaia, Viterbo. Eccoci qua. Bellissima, qui è grande. È proprio una villa enorme. Eccoci qui. E questi palazzi che abbiamo detto che sono? Uno e due sono? Loggia Gambara, penso. Ah, uno è Loggia. Uno è Loggia Gambara e l'altro è Loggia Montalto. Ah, uno è Loggia Montalto e uno è Loggia Gambara. Una delle due, qui forse quella. Vedere. Sì. Andiamo allora. Questo qui è il giardino quadrato che sta di fronte alla Loggia Gambara. Bellissimo, vero? Bello. Bellissimo, andiamo di là. È il labirinto. Ragazzi, una casa qui bellissima, immersi nella natura, immersi nel verde, immersi nell'aria. Una casa qui, e chi ci ammazza? Oh, ma pure dove stiamo noi stiamo benissimo, pure noi abbiamo un bel verde. Ci servirebbe una bella fontana, eccola là. Vabbè, noi abbiamo i rubinetti per dell'acqua, va bene uguale. Questa che è la fontana dei quattro, guarda un po', perché sono quattro. Che è dei quattro? Penso dei lumini, penso. Dei lumini? Penso. Perché sono quattro... Sì, fontana dei lumini. Ah, la fontana dei lumini. Sì. Ah, sono dei no, lumini. Fontana dei giganti. Ah, boh. Dobbiamo guardare bene. Sarebbe una guida turistica. Che spettacolo, bellissimo. Da qui si vedono tutti i giardini. Bello. Proprio bello da qua, vero? Ma poi tutti, vedi, fatti proprio benissimo. Quella fontana laggiù che vedete è la fontana dei quattro mori. Fontana dei quattro mori. Comunque è bellissimo, veramente. Poi qui c'è quest'altra fontana qui, quest'altra fontana qui. Ora andiamo anche lassù e un'altra lassù, ce ne sono parecchie, bello.
Andiamo. C'è Ninfeo di Nettuno. Eccolo. E qui c'è la ninfa di Nettuno, eccola. Ecco la ninfa di Nettuno. Nettuno sta là. E ci sono anche io. E lei è la ninfa. Nei sogni. Andiamo, ninfa. Andiamo, esploriamo, esploriamo. Comunque ragazzi, anche il prezzo è molto accessibile. Io ho pagato 2 euro perché c'è l'ingresso VIP, quindi io ho pagato 2 euro, modestamente. No, non è vero, io ho pagato 2 euro perché dai 18 ai 25 anni si paga 2 euro, mentre gli adulti normali pagano 8 euro. Io ho pagato 8 euro perché sono vecchietta, volevo farmi passare una 25enne, però mi è andata male. Saliamo queste scale. Ah, che allegria. Per sale, la felicità di Ucci. Io non vedevo l'ora di salire scale. Sono sudata come sempre, che non vi dico. Vabbè, saliamo le scale, dai, che c'è un altro panorama qui. Andiamo a vedere cosa vediamo qui. Saliamo, saliamo. Vedi, arranco, però ancora ce la faccio, Ancora ce la fo. Ancora ce la fo, dai. Oh, qui è bellissimo il panorama. Ah, stupendo. Bellissimo. Ragazzi, c'è un bel vento, è bellissimo. Sì, mettiamo un po' in po'. Oh, prendi, prendi un po' di vento. Ah, che bello. Sta quelli fa benissimo. Bello. Bellissimo proprio. Ok ragazzi, questa è la fontana dei giganti. Ecco qui, guardate ragazzi, c'è un'acqua. Dal video sembra più uno stagno palude, invece ragazzi devo dire l'acqua è molto molto limpida. Ecco qua. E ora seguiamola. Questa sta... Io mi fermo più con questa signorina perché mi riposo un po' all'ombra. Oddio, qui altre scale. Mamma mia. Altre scale. Oh, che allegria. Ecco, andiamo a percorrere queste scale. Andiamo. Ah. Andiamo sempre più in alto, Oh, guardate che cammino. Un ruscelletto. Il ruscello con tutta l'acqua che scorre e va a finire nella fontana dei giganti. E questa è la fontana dei delfini. Bellissima anche questa. Veramente bello. Bellissimo. Guardate quest'albero. Quanto scavato! È tutto scavato! Questa è la loggia delle muse. Bella! Bello questo loggio perché poi c'hanno queste fontane. C'è un albero scavato. E lì c'è un'altra loggia. Questa è delle muse. Ah, guardate che bello lì. Yeah.
Questa è un'altra loggia. Ora andiamo a vedere che loggia è questa. Ah, questa è la fontana del diluvio, questa bellissima. E questa è un'altra loggia. Un'altra loggia. Ci siamo messe un po' sedute. E anche questo video finisce qui. Devo dire che è stata una bellissima giornata. Sono stata benissimo. E Viterbo, il centro storico, mi è molto molto piaciuto, e anche qui Villa Lante, veramente bellissima, con tutte le sue fontane, con tutto il suo incanto, quindi bello bello bello. E io, ragazzi, sto così, questo caldo ci distrugge, vero? E con questa immagine della fontana di Pegaso saluto Fiorella, Anna, Daniela e tutti voi. Un bacio a tutti!